Capita molto spesso che quando un cliente deve prendere un appuntamento per fare la misurazione della vista, ci chieda la visita oculistica, confondendo un po' quelli che sono i ruoli dei vari specialisti che entrano in gioco nel benessere e nella salute visiva e degli occhi. Facciamo quindi un po' di chiarezza. Quali sono i professionisti che ruotano intorno ai nostri occhi? Allora, innanzitutto dobbiamo fare la principale distinzione tra area medica e area tecnica. Nell'area tecnica rientriamo noi, che siamo ottici e ottici optometristi. Nell'area medica invece rientrano quelle figure professionali che hanno fatto un percorso di studi appunto in medicina e chirurgia, che sono gli ortottisti e i medici oculisti o oftalmologi. L'ottico e l'ottico optometrista sono dei tecnici, i quali sono specializzati nella gestione delle problematiche visive del soggetto. Di conseguenza, un esame realizzato dall'ottico o dall'ottico optometrista è esclusivamente mirato alla prescrizione delle lenti dell'occhiale o delle lenti a contatto. Tutto ciò che riguarda la salute e lo stato fisico dell'occhio non rientra nelle nostre competenze. Il medico oculista, in quanto medico, sarà quello specialista deputato alla valutazione dello stato di salute dell'occhio, quindi andrà a monitorare che non ci siano condizioni patologiche sulle quali poter intervenire ed eventualmente la prescrizione di farmaci. Oltre a tutta questa parte diagnostica, il medico oculista spesso è anche colui che poi interviene chirurgicamente sull'occhio con problematiche di varia natura, che può essere chirurgia refrattiva, l'intervento di cataratta. Gli interventi sono tantissimi, ovviamente, ogni patologia ha la sua cura o il suo metodo appunto di controllo. L'ultima figura professionale nell'area medica che gestisce la motilità degli occhi, quindi come gli occhi si muovono, e la visione binoculare, quindi come gli occhi lavorano insieme, invece, è l'ortottista. L'ortottista è quella figura professionale che si dedica soprattutto nel recupero di condizioni fisiologiche legate alla visione degli occhi, alla visione di entrambi gli occhi. Quindi si occupa di tutta la parte dei movimenti oculari, quindi della muscolatura estrinseca dell'occhio e della coordinazione di movimenti tra occhio destro e occhio sinistro. Interverrà quindi in tutte quelle condizioni di diplopia, ovvero di visione doppia, oppure di occhio pigro, quindi di ambliopia, aiuterà il bambino e le famiglie nella gestione di un'adeguata correzione. L'ortottista si occupa anche di quelle condizioni in cui gli occhi per l'appunto non lavorano correttamente insieme e quindi condizioni di forie e di strabismo. Quindi quando abbiamo un occhio che è deviato rispetto alla normale. Quindi le quattro figure professionali, dicevamo, sono ottico, ottico optometrista, ortottista e oculista. Ortottista e oculista si occupano della salute dell'occhio e di tutti gli annessi, mentre noi ottici e ottici optometristi ci occupiamo della prescrizione delle lenti e del benessere visivo. Se quindi avete la necessità di fare il nuovo occhiale da vista ed è tanto tempo che non vi sottoponete a una visita di controllo presso il medico oculista, il nostro consiglio è di non perdere questa occasione e di riferirvi al medico oculista anche per una funzione di screening, per andare a monitorare lo stato di salute e di benessere dell'occhio. Superata questa fase, quindi fatto il controllo più approfondito da parte del medico, a quel punto possiamo intervenire noi e sulla successiva prescrizione possiamo eventualmente valutare noi se è il caso di modificare le lenti o l'occhiale in uso. Diciamo che l'ideale sarebbe alternare un po' le due visite in una condizione di salute normale, senza particolari predisposizioni genetiche familiari a alcune patologie oculari. Di conseguenza avremo un anno una visita medica che ci permetta di monitorare lo stato di salute dell'occhio e l'anno successivo una visita più mirata alla prescrizione della lente correttiva, in modo tale da avere sempre sott'occhio la situazione.